Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Come potete vedere siamo tornati al vecchio scenario dei miei video, ma c'è un motivo per questa cosa, perché oggi andremo a riorganizzare la mia libreria. La situazione è davvero drastica, adesso vi faccio vedere un attimo questa clip per capire un attimo la situazione in cui sono. Questa è la disastrosa situazione della mia libreria da qualche mese. Sono praticamente quasi tutti i libri che vi ho fatto vedere nello scorso book haul e ecco, non è bella per niente. Come potete vedere, quindi, credo che necessiti di qualche cambiamento. Sono arrivati una marea di libri negli ultimi mesi, quindi ho deciso che dobbiamo cambiare qualcosa. Ora, non so come, non so veramente da dove partire. La cosa che dobbiamo fare in questo momento comunque è togliere tutti i libri dalla mia libreria e metterli da qualche parte. Devo essere sincero, ci sono alcuni scaffali che mi piacciono molto tuttora, quindi non so se alcuni rimarranno in questo modo oppure li cambierò, però per sicurezza adesso leviamo tutto quanto. L'idea è questa: voglio fare degli scaffali, delle librerie che hanno un senso, perché ora come ora un senso non ce l'hanno e non credo che comunque nella situazione futura avranno un senso. Non so se avete capito il discorso, però cercherò di dividere gli scaffali per genere, più o meno, i limiti del possibile, ovviamente, perché devo andare molto a incastro, le mie librerie sono molto a incastro e cerco di farci stare più libri possibili, perché appunto non voglio sprecare spazio, quindi devo occupare tutto lo spazio possibile. Ecco, mi sembrava giusto andare a sistemare questa situazione, perché ogni mattina mi sveglio, vedo la situazione che avete visto prima e penso, ok, gli scaffali sono resistiti un altro giorno, quindi dobbiamo sistemare tutto. Adesso andiamo a levare tutti i libri della mia libreria cercando di dividerli per genere e poi vedremo che cosa fare. Leviamo anche tutti i vari fanco e candele e poi li sistemiamo in qualche modo, non lo so. Cioè, il fatto è che davvero è molto difficile sistemare una libreria, soprattutto quando hai tanti libri, perché devi occupare sostanzialmente tutto lo spazio che hai a disposizione per farci restare, perché ogni tanto comunque libri arrivano, nuovi libri arrivano e quindi devi usufruire di tutto lo spazio che hai in libreria. Ma non è facile, soprattutto se vuoi mantenere una coerenza nei tuoi scaffali, come vorrei fare io, ovvero dividere un po' per genere, che sostanzialmente è diviso un po' per genere, cioè ci sono gli scaffali dedicati ad alcune cose, però ecco, come ho detto prima, nei limiti del possibile, quindi cercherò di fare un ottimo lavoro. Ci proverò. Tra l'altro vorrei anche vedere un attimo per bene quali libri tenere e quali invece provare a vendere, perché appunto ci sono tante cose che sto tenendo per semplice affetto oppure perché mi piacciono così tante le edizioni, come per esempio è il caso di Regina Rossa, che mi dispiace darla via perché sono bellissime da avere in libreria, però non li leggerò mai. Quindi adesso cercherò un attimo di fare una cernita e vedere cosa vendere, cosa tenere, eccetera, eccetera. Per esempio la trilogia di Passenger è una cosa che probabilmente venderò, perché nonostante mi sia piaciuta tanto e sono delle belle edizioni, non le ricordavo nemmeno, erano lì e erano lì. Devo veramente smetterla da farmi prendere dai miei sentimenti per quanto riguardano i libri e rendermi conto che appunto o non li leggerò mai più oppure non mi interessano e quindi liberarmi. Mi rendo conto che anche la situazione Cassandra Clare con il tempo è davvero sfuggita di mano. Ho troppe edizioni di Cassandra Clare. Ho la rigida italiana classica, ho il cofanetto sia in inglese che in italiano, ho la versione rigida in inglese, l'edizione di Waterstone di The Dark Artifice, che l'ultimo libro brucerei, ma sono troppo belle e quindi non riesco a separarmene. Cassandra Clare è un vero problema nella mia libreria, soprattutto perché poi queste edizioni in italiano le odio, non mi piacciono, quindi non lo so, devo trovare una sistemazione per tutto questo. Comunque stiamo procedendo, nel mentre ho deciso che dovrei dare anche una bella spolverata agli scaffali prima di rimetterli su, e quindi niente, continuiamo.
La prima libreria è... No, non è vero. Mancava lui. La prima libreria è andata. Quindi adesso, prima di procedere, puliamo. Ogni volta che metto gli occhi su una serie di sfortunati eventi, mi ricordo, è un ricordare costante del fatto che io non ho tutti i libri della serie e che devo assolutamente recuperarli. Piano piano, ogni tanto devo assolutamente comprare un libro, ma il fatto è che sono 13 e sono tantissimi. Cosa mi pesa un po', però cercherò piano piano di prenderli tutti. È una serie che io personalmente adoro e che ho letto in PDF e magari anche uno al mese, due al mese, non lo so, devo assolutamente prenderli perché... Mi mancano averli in libreria tutti quanti, quindi leggetela se non l'avete mai letta perché ne vale veramente la pena. Spantelliamo Harry Potter. Non so tra l'altro anche come mettere Harry Potter, se... Cioè, mi piaceva molto la... Ok. Mi piaceva molto come... Avevo sistemato lo scaffale di Harry. Non lo so, staremo a vedere, però mi piaceva molto come l'avevo sistemata. L'ultimo superstite. E poi l'abbiamo svuotata e la situazione è drastica. Ve la farò vedere tra 5 secondi. Alle 10:31 della mattina, questa è la situazione. La libreria è completamente vuota. C'è il mio esercito di Funko Pop che fa anche un po' impressione. E come vedete dalla finestra, questa è la situazione della mia stanza in questo momento, che mi mette veramente molta, 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 molta paura. Qui abbiamo un po' distopici, urban fantasy, là c'è tutto il reparto high fantasy, epic fantasy e anche fantasy per ragazzi, come per esempio, non lo so, la bussola d'oro Eragon, che appunto sì, è fantasy per ragazzi, però non mi andava di metterlo tra gli young adult. E poi qui abbiamo il resto, Young Adult, Sci-Fi, classici, devo anche fare una cernita dei classici. Abbiamo cose come Stephen King, quindi Contemporary e tanto altro. Là c'è Harry Potter, quindi la situazione è veramente drastica, ma tipo drastica, drastica, drastica. Io non so come fare. Questo è, e adesso dobbiamo sistemare il tutto. Non so dove partire, però andiamo. Non so davvero da dove cominciare, da dove partire, cosa mettere sugli scaffali. Cioè, so che cosa mettere sugli scaffali, tutto questo, ma non so come. Quindi, per partire dai classici, facciamo lo scaffale dei classici, intanto. La strategia con cui procedere è questa. Qua metterò i libri Young Adult. La epic high fantasy, comunque fantasy in generale, sci-fi, eccetera, eccetera. Qui metteremo le cose. Non lo so. È difficile. È difficile. Poi, soprattutto perché devo anche pensare a dove mettere le cose più brutte da vedere. Cioè, nel senso, tutti magari quelle cassettine nere, come quelle del Diario del Vampiro, che mi hanno un fastidio, ma non ce la faccio a darli via. Li metterò sotto e. Non lo so. Adesso andiamo con calma, procediamo e ce la possiamo fare. Ho cambiato tutto. Young Adult, Epic Fantasy, High Fantasy, eccetera, eccetera. Ok. Sono la disperata ricerca di Signore della Mezzanotte in italiano. Cioè, non è una perdita chissà quanto grande, però ecco. Ce l'ho e quindi devo metterlo dentro e non lo trovo. Questo è perché Cassandra Clare e il suo maledetto libro si stanno ribellando contro di me. Vabbè, spunterà fuori una certa, dai. Spero. Nel mentre facciamo lo scaffale della Mas, che più o meno rimarrà sempre lo stesso. Che vorrei mettere Akotar per così. Però mi piacciono più per così perché le scritte si vedono in questo modo. Quindi lo scaffale della Mas credo che rimarrà abbastanza invariato. L'abbiamo spostato solo più in alto. Scaffale Martin sarà un problema perché non entra più in uno stesso scaffale, quindi devo anche vedere come mettere le cose di Martin e non ne ho veramente idea. Quindi adesso
Mettiamo tutti i libri di Martin sullo scaffale e poi deciderò come incastrarli. Ah, eccoli. Ok, diciamo che la situazione è nettamente migliorata. Sono ancora in alto mare e ho davvero il terrore che non entri tutto, cioè entra tutto, perché l'ho tirato fuori e c'entrava tutto, però non so se come ho messo adesso le varie cose potrebbe causare qualche problema. Non lo so, non ho idea. Adesso comunque continuiamo e vediamo. Ah sì, Harry Potter, ecco, l'ho mantenuto più o meno come prima. Qua manca le fiabe di Bedardo e ho aggiunto Pullman e non so che altro mettere. Vedremo che cosa inserirci. Comunque mi piacerebbe mantenere qualcosa sul genere, quindi magari metto Stroud. Non lo so, adesso vediamo, che non vi ho indicato, penso. Stroud, eccolo qua. Sono in quella situazione in cui non so veramente dove mettermi le mani. E non sto scherzando. Tra l'altro mi piange il cuore perché ho dovuto rilegare Sanderson più in basso. E questo mi urta davvero l'anima, però non potevo fare altrimenti. E quindi è un po' laggiù. Sanderson, come per quanto riguarda l'editoria di Ariana che si occupa di Sanderson, è anche incasinato nella mia libreria. Dobbiamo avere questa coerenza che continua. Quindi non lo so, sinceramente sono veramente spaesato perché non so cos'altro incastrare dove, quando e perché. Sono molto contento perché sono riuscito a fare il mio angolino lì a Trevisi, anche se mi manca in teoria Cronache del Mondo Emerso e non so dove metterlo, ma vedremo, però sono molto felice perché è là. E niente, continuiamo, adesso mettiamo i contemporary. Abbiamo gli Urban Fantasy da mettere sotto. Ok, andiamo avanti. Credo che ci siamo. Non sono entrate diverse cose nella libreria. Ho lasciato un po' di buchi e non lo so, questo è un grave problema e mi ha fatto rendere conto ancora di più che devo liberarmi di diverse cose. Sì. Questo è il risultato di cui sono parzialmente soddisfatto, devo dire. Più o meno sono riuscito a mantenere una certa coerenza con quello che volevo risultasse fuori, cioè alla fine qua ci sono più che altro fantasy, epic fantasy, qua tutta la zona young adult in inglese, qua la zona young adult distopico in italiano, contemporary. Quindi più o meno, poi ovviamente ho dovuto incastrare, ci sono degli scaffali tipo quelli in cima che sono una cozzaglia di cose perché non c'era altra via d'uscita. Questo è quanto, adesso mettiamo i Funko e le candele varie e poi è finito. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, che sarà durissimo da montare perché ho registrato non so quanta roba e quindi il mio computer soffrirà moltissimo. Dovrò un attimo rivederla perché mentre mettevo su cose ho riflettuto su cosa vendere o meno, cioè su cosa dare via, quindi aspettatevi un book haul perché non ho veramente più spazio, cioè la situazione è drastica. È molto drastica. L'unica certezza di tutta questa situazione è il posto di Twilight che adesso vi faccio vedere. Eccolo, lo scaffale, anzi, il cubo di Twilight rimane certezza nella mia libreria. Twilight è sempre lì, rimane su quei cubi molto sta bene là e quindi lo lasciamo in pace. Bene ragazzi, questo era tutto. Io spero che questo video vi abbia divertito in qualche modo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.